Ci può raccontare dello striscione? Allora, è stata tutta un'idea di un fotografo di Bologna che lui doveva partecipare a un concorso ad Antibes. La sua idea era di un pirata sott'acqua. E io gli ho detto, ma dato che per una persona normale stare sott'acqua diventa un handicap, allora mi è venuta in mente la parola handicap, prigioniero dell'ignoranza, perché l'ignoranza ti porta al disabile a essere, come si può dire, handicappato, perché non so, ti lascia le cose fuori, in mezzo ai piedi. E allora mi è venuto in mente, gli ho detto, mi vesto da prigioniero, con la palla, tutto quanto, con le catene, e questa foto fatta sott'acqua rende l'idea, della difficoltà che una persona disabile incontra nel trovare l'ignoranza delle persone. Allora, nell'82 io ero in una sala modellismo del poligono dell'aeronautica di Maniago e in un cassettino ho trovato un cilindro d'alluminio. Ho detto, che cos'è sta roba qua? Boh, come l'ho spostato? È scoppiata la bomba, io mi sono alzato, mi sono disteso per terra, ho toccato e ho detto, cazzo, ho perso la mano. Gli occhi, purtroppo, io speravo in una cecità temporanea data dall'esplosione, dallo spostamento d'aria e di ritornare a vedere. E invece il giorno dopo il primario mi ha detto, guarda, tu resterai cieco tutta la vita. E ho appena portato una statua per la figlia di Enzo Maiorca, che ho conosciuto Enzo Maiorca, un piccolo delfino fatto fare, perché non sono uno scultore. E poi con una mano sola è un po' difficile riuscire a tenere o il scalpello o il martello. Tra l'altro sono andato a fare immersioni con gli squali bianchi in maggio giù in Sudafrica. Cerco di arrabattarmi più o meno.